Buonasera, buonasera a tutti. Penso che saremo già in diretta e questa sera abbiamo un ospite speciale proprio perché in questo mese di maggio, nel quale tanti di noi si dedicano alla devozione mariana, ho voluto che dal vivo ci fosse qualcuno che ce ne parlasse proprio così, come essa viene nei testi biblici e non ancora secondo la, e non solo secondo la tradizione. Chi potevamo avere meglio di uno studioso, il quale possiamo dire ha dedicato la sua vita e anche libri di grande spessore, come Nostra Signora degli Eretici oppure Non ancora Madonna? Il titolo di questa sera, che vedrà proprio l'itinerario biblico di Maria, è questa seconda parte, questa parte così importante, che vede la Madonna in una chiave completamente diversa da quella che noi, come Madonnina, come qualcuno a cui ricorrere nei nostri guai, a cui lasciare i nostri dolori, con cui piangere le nostre lacrime, ne parliamo ordinariamente. Ecco, allora se voi avrete il piacere di poterlo ascoltare, perché avere questo ospite speciale anche che ti sfugge all'ultimo momento e mi va proprio di là sul più bello quando lo devo presentare, è il nostro caro Padre Alberto. Padre Alberto, posso dire, lo dico mentre lui non è presente, mi ha salvato la vita. Mi ha salvato la vita quando sono stata una madre, una sposa disperata. È una persona che mi ha fatto capire che la morte è un vocabolo che io dovevo dimenticare. Mi ha fatto capire che io ero una donna che ancora doveva camminare e che poteva portare con sé quella che è la parola. Questa pagina l'ho aperta proprio sul mio profilo perché giungesse a tutti, non solamente in chiave religiosa, anzi, Padre Alberto dice spesso che i religiosi sono i peggiori nemici. Eccolo qua, è arrivato. Buonasera, Padre Alberto. Buonasera Eda. E buonasera a tutti che sono qua che Sto la ridendo stanno. perché proprio in questo momento ci si è rotto il tubo del piano di sopra, è tutto allagato, quindi. No, padre, non mi dica questo, ma arriva fino qui sotto adesso l'acqua. Sta scendendo per le scale, chissà da quant'è che era rotto, Ma vabbè. come mai? Avete avuto un temporale? No, 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 la casa è grande, vecchia, ogni tanto capita qualcosa. Oh, signore. Beh, va bene, dai, Rimedio, tutto rimediabile. prendiamolo come oggetto di fortuna la pioggia, no? La pioggia, Ma dicevamo che magari piovesse, siamo. invece c'è tanta siccità, non piove. E anche quello, appunto. Allora, padre Alberto, guardi, io non devo dire niente questa sera perché gliela lascio a lei la Madonna. Me l'ha detto la Madonna, dicono tutti, allora io dico a lei che cosa può dire la Madonna, che cosa può fare. Ce ne parli lei. Siamo tutte mamme, si ricordi, eh? Ci sono tanti papà, ma ci sono molte mamme. Sì, su Maria bisogna avere tanta, tanta chiarezza, appunto, hai accettato, l'ha detto la Madonna, ma quale, quando, dove? Noi su Maria, per stare sul sicuro, abbiamo dei testi validi che sono la Rivelazione, il Nuovo Testamento, e lì stiamo e lì, da lì non ci muoviamo. E vedremo come viene fuori una figura stupenda. Quindi, per conoscere Maria, ma la vera Maria, la madre di Gesù, gli unici testi che abbiamo è questo, il Nuovo Testamento. Non ce ne sono altri. Tutto il resto sono degli optional che non aumentano né diminuiscono la fede. Solo che abbiamo detto che di Maria dobbiamo trovare nel Nuovo Testamento, ma la ricerca sembra deludente. Di lei alcuni autori parlano pochissimo, addirittura altri niente. Per esempio Paolo.
Paolo, il fondatore di tante comunità cristiane, non fa alcun accenno alla madre di Cristo, se non indiretto, nato da donna, e neanche la nomina. Nelle lettere di Giovanni, di Giacomo, di Pietro e altri, non c'è la minima indicazione riguardo a Maria. Solo nei Vangeli, compresi gli Atti, si parla, di lei. Perché questo? Perché per la Chiesa è stato l'approfondimento della conoscenza di Gesù che poco a poco ha fatto scoprire la grandezza della madre. Penso che conosciamo tutti quanti quello slogan, Ad Iesum per Maria, a Gesù attraverso Maria, invece per la Chiesa è stato il contrario, a Marian per Iesum, a Maria attraverso Gesù. Più la Chiesa scopriva la grandezza e l'unicità di Gesù, il figlio di Dio, e più andava scoprendo anche l'unicità, la grandezza di Maria, madre e discepola del Cristo. L'approfondimento, quindi, della scrittura del Nuovo Testamento ci fa riscoprire Maria quale l'avevano benissimo intesa i primi padri della Chiesa, sorella nella fede, una sorella con la quale camminare. Abbandonando quelle immagini, e questi sono i documenti della Chiesa, la Maiale Sculto dice, soggetta all'usura del tempo, bisognosa di un rinnovamento. Quell'immagine alla quale molti sono attaccati, perché non rendono giustizia alla sua vera grandezza. E dall'esame dei testi che la riguardano, che vedremo questa sera, scopriremo così che Maria, sempre la Maiale Sculto, il documento di Paolo VI, mai fu la donna passivamente remissiva di una religiosità alienante. Ma è stata una donna sempre aperta al nuovo, anche quando questo le costava fatica e dolore. E soprattutto Maria non è la chioccia sotto le cui ali cercare la protezione. Protezione da chi? Ma è la donna, la sorella con la quale camminare insieme, affinché, come dirà nel Magnificat, siano rovesciati i potenti dai troni. E questa è la Maria che emerge dalle riflessioni dei Vangeli. Una donna che è grande non solo perché è la madre di Gesù, ma perché è stata capace, dolorosamente, di divenirne la fedele discepola. È una donna che si pone a fianco del giustiziato contro chi lo ha crocifisso, schierandosi così per sempre a favore degli oppressi, dei poveri e dei disprezzati. Dall'analisi dei testi che vedremo, viene fuori che la Vergine di Nazareth è il sigillo dell'ottimismo di Dio sull'umanità, il segno di quanto il Creatore stimi l'uomo, di come abbia bisogno di lui per portare a compimento la sua creazione ed essere il padre di tutti gli uomini. La Madre di Gesù, pertanto, viene presentata dagli Evangelisti come il segno tangibile di quel che Dio può realizzare con ognuno di noi, con ogni creatura che non mette ostacoli alla potenza del suo amore. Nel Vangelo di Matteo, il protagonista della nascita di Gesù è Giuseppe. In quello di Luca, il personaggio principale è invece Maria. Questo cambiamento da Giuseppe a Maria è dovuto al fatto che a mano che nelle primitive comunità cristiane si approfondiva il significato di Gesù e del suo messaggio, emergeva sempre di più la figura della madre, quale discepola perfetta del Cristo. E Luca, e vedremo il Vangelo di Luca questa sera, è indubbiamente l'evangelista che più degli altri le ha riservato un ruolo importante. Questo presenta Maria, la ragazza di Nazareth, contrapponendola a Zaccaria, il sacerdote di Gerusalemme. E entrambi sono soggetti di proposte, oggetto di proposte da parte del Signore, ma le risposte saranno differenti. Allora il Vangelo di Luca si apre con l'annunciazione dell'angelo a Zaccaria. Chi era Zaccaria? Era un sacerdote della classe di Abia, cioè compresa tra le 10 categorie sacerdotali più importanti. È sposato con Elisabetta, una discendente di Aronne, il fratello di Mosè. Due coniugi che sono il fior fiore dell'aristocrazia religiosa di Israele e modelli di santità, scrive l'Evangelista, perché vuol seguire il capitolo primo di Luca, versetto 6,
Entrambi erano giusti davanti a Dio, giusti significa fedeli, osservanti delle leggi, e osservavano irreprensibili tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Non solo i comandamenti, ma anche i 613 precetti che erano stati estrapolati dalla legge. È il ritratto del fiorfiore della spiritualità. Eppure qualcosa turba questo quadro così idilliaco. Infatti Zaccaria ed Elisabetta non hanno figli. Oltre a essere avanti con gli anni, scrive l'Evangelista, Elisabetta era sterile. Elisabetta e Zaccaria, è questo che ci vuol dire l'Evangelista, con tutta la loro osservanza, con tutte le loro devozioni, sono incapaci di adempiere al primo fondamentale comandamento che il Signore ha dato agli uomini, e qual è? Siate fecondi e moltiplicatevi, contenuto nel libro della Genesi. La loro esistenza, fatta di pie pratiche, devozioni, è sterile, è incapace di trasmettere vita, come troveremo nel Vangelo quel fico tutto foglie e niente frutto. Non solo il sacerdote Zaccaria, chiamato ad essere tramite tra Dio e il popolo, è sordo alla voce del Signore Zaccaria. Infatti, lo sappiamo, è capitata un'occasione unica nella sua vita, gli toccò in sorte l'usanza di entrare in santuario per fare l'offerta dell'incenso, che poteva capitare una volta nella vita. In questo momento solenne gli si manifesta il Signore stesso. L'espressione adoperata dall'Evangelista, un angelo del Signore, infatti, non indica un angelo, ma il Signore stesso quando entra in contatto con gli uomini. E l'angelo, ovvero il Signore, annuncia a Zaccaria che la sua preghiera è stata esaudita. E sua moglie Elisabetta gli darà un figlio al quale imporrà il nome Giovanni. Zaccaria si mostra incredulo. Lui è vecchio, la moglie è sterile, come può avere un figlio? Era un uomo di orazioni, Zaccaria. Ma quando la preghiera viene esaudita, non ci crede. Perché la sua era la preghiera del rito, quella fatta più con le labbra che col cuore. E all'obiezione di Zaccaria, io sono vecchio, l'angelo del Signore gli risponde di essere la forza di Dio. Questo è il significato del nome ebraico Gabriel. Gabri, forza, è Dio. E Zaccaria, il sacerdote che non ha ascoltato il Signore quando gli ha parlato, non ha più nulla da comunicare al popolo e rimane muto, a testimonianza della sua incredulità. E veniamo allora a Maria. 6 mesi dopo, l'angelo Gabriele è ancora una volta messaggero di una vita che vuole nascere. Il primo annuncio era stato a Gerusalemme, la città santa, nel tempio, il luogo più sacro, più importante, a un pio sacerdote, ed era stata accolta con incredulità. Nonostante non fosse la prima volta nella storia di Israele che un intervento divino avesse reso madri donne sterili. E conosciamo tutti gli episodi di Sara, Rachele, Anna, la madre di Sansone. Adesso il compito di Gabriele è tutto in salita. Non deve recarsi nella gloriosa Giudea, ma nella turbolenta Galilea. Non a Gerusalemme, la città santa, ma a Nazareth, un borgo malfamato. E non nel tempio a un pio sacerdote, ma in un tugurio alla periferia del paese, a una normale giovanetta da poco più che dodicenne e già sposata. Inoltre l'angelo dovrà proporre alla ragazza qualcosa di mai avvenuto e soprattutto di inconcepibile nella mentalità ebraica: divenire la madre del figlio di Dio. Più che una proposta divina, questa sembra una tentazione diabolica. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti, quando diciamo piena di grazia, non indica i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazareth letteralmente favorita dalla grazia. Maria è sconcertata e cerca di capire quello che le sta accadendo. E per comprendere il turbamento che coglie Maria, che si sente oggetto di un annuncio divino, occorre rifarsi alla mentalità giudaica, secondo la quale Dio non ha mai parlato con nessuna donna. Se Dio non parla alle donne, come può parlare a Maria? E
E se non fosse un angelo del Signore, c'erano conosciute a quell'epoca le storie pagane di dei che si accoppiavano con le donne per partorire esseri semi divini, eccetera. E non era la prima volta, lo sappiamo dalla storia, che qualche mascalzone si fingeva un angelo per violentare qualche ingenua ragazza. Inoltre, quello che l'angelo propone a Maria suona come una bestemmia: diventare madre del figlio di Dio. Inoltre, mentre Zaccaria ed Elisabetta sono stati presentati dall'Evangelista come irreprensibili osservanti di tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, nulla di questo ha affermato Maria. Poi saranno gli artisti, i pittori che presenteranno Maria in preghiera, ma non lo dice il Vangelo. Anzi, se Maria fosse stata una pia e devota ragazza, probabilmente avrebbe rifiutato la proposta dell'angelo come una tentazione sacrilega. Dio non ha figli. Il Signore è uno solo, recita la Bibbia. Quando le autorità giudaiche si rendono conto che Gesù rivendica di essere figlio di Dio, cosa fanno? Cercano di ucciderlo perché non soltanto abrogava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. E quando Gesù ammetterà di fronte al sommo sacerdote la sua condizione divina, il sommo sacerdote cosa ha fatto? Si straccia le vesti dicendo ha bestemmiato. Che Dio potesse avere un figlio era una bestemmia e come tale doveva essere punita con la morte. Eppure, e così inizia il Vangelo, con l'accoglienza del nuovo, dell'incredibile, dell'inaspettato, Maria accetta. Mentre Zaccaria, incredulo, chiede un segno, una prova che garantisca la verità dell'annuncio, come potrò conoscere questo? Maria, che non dubita, chiede soltanto di conoscere il modo con il quale si realizzerà ciò che le è stato annunciato, come avverrà questo. E l'angelo le risponde: lo Spirito Santo scenderà su di te. Come al momento della creazione lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque, secondo la descrizione che ne fa il libro della Genesi, così quello che avverrà in Maria sarà come una nuova creazione. E colui che nascerà, dice l'angelo, santo, sarà chiamato figlio di Dio. Luca presenta quindi Maria come la donna aperta allo Spirito, quella che accoglie lo Spirito, racchiudendo la sua esistenza tra le due discese dello Spirito, all'Annunciazione e alla Pentecoste. E la risposta di Maria: avvenga per me come tu hai detto. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth verrà proclamata beata da tutte le generazioni. L'Evangelista ci sta già facendo comprendere che Maria è il capolavoro della fantasia di Dio. Quel Signore che sceglie sempre per le sue opere quello che gli uomini disprezzano e scartano. Con Maria, la donna, considerata una categoria subumana e comunque l'essere più distante dalla santità di Dio, diventerà la sua più immediata collaboratrice. La donna, che secondo il libro della Genesi era ritenuta responsabile della morte nel mondo, sarà la portatrice di una vita capace di superare la morte. La donna che non può sfiorare, secondo le credenze del tempo, il rotolo della parola di Dio, darà alla luce la parola di Dio che si farà uomo. Nella sua risposta, Maria si è definita la serva del Signore e come tale sa che chi accetta di servire il Signore deve prepararsi alla prova. Lei si è fidata del Dio dei suoi padri, ora deve prepararsi ad accettare il Dio del suo figlio. Secondo Luca, intanto Maria, venuta a conoscere che una sua parente, Elisabetta, nulla autorizza a definire Elisabetta e Maria cugine, non sappiamo il grado di parentela, probabilmente erano zia e nipote. Maria sa che questa parente, avanti con gli anni, attende un figlio. Ebbene, Maria decide di intraprendere questo viaggio da sola e in fretta. Maria da Nazareth si mette in viaggio per la Giudea, scrive l'Evangelista, verso la montagna, cioè attraversando le alture samaritane.
Ma per la secolare inimicizia tra giudei e samaritani, quando da Nazareth si voleva recare a Gerusalemme, si evitava la zona montagnosa, era pericolosa. Allora si sceglieva la valle del Giordano. Ci si impiegava un po' di più, però era molto tranquilla, senza nessun problemi. Per Maria, il bisogno di comunicare vita alla parente è più forte della sua stessa vita. Maria rischia la vita per andare a comunicare vita. Dopo capiremo il figlio Gesù da chi ha preso, a chi assomiglia. L'arrivo di Maria da Elisabetta è presentato dall'Evangelista con solennità e con una sorpresa iniziale, uno sgarbo incredibile. Scrive l'Evangelista: Maria è entrata nella casa di Zaccaria, salutò, e chi è che deve salutare? Il maschio. Il padrone di casa, il sacerdote Zaccaria. Maria lo ignora. Maria saluta Elisabetta. L'affronto che Maria fa a Zaccaria è grave. Lei avrebbe dovuto dirigere il suo saluto prima al padrone di casa, il sacerdote Zaccaria, e poi alla moglie Elisabetta. Maria ignora Zaccaria. Lei è portatrice dello Spirito. E questo non può essere comunicato al sacerdote che è rimasto incredulo e sordo alla voce del Signore. Come l'angelo Gabriele, messaggero di vita, entrò da Maria e la salutò, ugualmente Maria, piena di vita, entra e saluta chi? Elisabetta. Questo saluto si dirige da donna a donna. E quello che accomuna queste due donne, l'anziana Elisabetta e la giovane Maria, è che in entrambe palpita una nuova vita. Per questo il saluto non coinvolge il sacerdote, che è chiuso alla novità e refrattario alla speranza, ma solo le due donne. La vergine e la sterile, quella che contro ogni speranza e aspettativa si sono aperte alla vita. E nel saluto Maria ha trasmesso la sua esperienza palpitante di una vita nuova, Elisabetta, e questa, che sta vivendo le stesse emozioni vitali, è stata colmata dallo Spirito. Appena Elisabetta ha udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo e fu piena di Spirito Santo. E l'esperienza dello Spirito rende Elisabetta profetessa, e come tale si rivolge a Maria, che già non vede più come la sua parente, ma la riconosce e la benedice come la madre del suo Signore, cioè l'atteso Messia. È evidente il contrasto col marito. Chiamato ad essere profeta, il sacerdote Zaccaria è muto da più di 6 mesi perché non ha creduto alle parole del Signore, di Gabriele. Elisabetta termina la sua benedizione proclamando beata Maria perché ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Cosa significa questo? Ognuno di noi viene al mondo perché ha un progetto d'amore da parte del Creatore, che ha bisogno di noi e della nostra collaborazione per manifestarsi in forme nuove, originali e creative. Maria l'ha creduto e ha deciso di collaborare. E poi la grandezza di questo incontro prorompe in quello che conosciamo nel Magnificat, questo inno stupendo, che è un riassunto teologico che mette insieme una dozzina di testi del Nuovo Testamento, dove si proclama l'azione del Signore, quella di abbattere i potenti e far sedere al loro posto gli umili. E quindi è questo l'indirizzo con il quale Maria ed Elisabetta accolgono la novità della vita. Poi l'Evangelista passa alla nascita. Gesù è nato a Betlemme, quando la Palestina si trovava da 60 anni sotto la dura occupazione dell'impero romano, e l'imperatore aveva ordinato il censimento. Mentre il potere, sempre menzognero e omicida, l'imperatore si faceva chiamare salvatore del mondo, al massimo della sua arroganza celebra se stesso con il censimento di tutta la terra. Quelli che reagiscono a questa spoliazione finiscono in croce, come è stato per i tanti rivoltosi che si sono ribellati a questo censimento. E scrive l'Evangelista che anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, la città di Davide, chiamata Betlemme, insieme con Maria, sua promessa sposa, che era incinta. La
tradizioni hanno poi ricamato su questo viaggio e lungamente ci fanno sembrare, fanno apparire una coppia disconclusionati con Maria che al nono mese, agli ultimi giorni di gravidanza, che intraprende questo viaggio. No, un viaggio di più di 100 chilometri, 140 chilometri. Una donna gravida non lo poteva certo fare all'ultimo mese di gravidanza, anche perché vedete cosa sono le immagini nel mondo occidentale, diverse dal mondo medio orientale. Da noi è normale immaginare Maria seduta sull'asino e Giuseppe a piedi. Nel Medio Oriente succede esattamente il contrario. È la donna che va a piedi e l'uomo che sta sull'asino. Scrive l'Evangelista che mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del parto. Quindi Luca non presenta una coppia sprovveduta che cerca affannosamente di far nascere il proprio figlio all'ultimo momento. Maria e Giuseppe sono già da tempo a Betlemme per il censimento e i giorni del parto sopravvengono mentre si trovava in quella città. E, scrive Luca, Maria partorì il figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Per quale motivo non c'era posto nell'alloggio? Le abitazioni palestinesi erano normalmente composte da una sola stanza, dove si svolgeva tutta la vita della famiglia: di giorno si cucinava, mangiava, la notte si gettavano delle stuoie e tutta la famiglia, che andava dai nonni ai nipoti, vi si coricava. Questo ambiente promiscuo è il meno adatto per la nascita di un bambino, soprattutto tenendo in conto che per la religione giudaica il parto rende impura la donna, la partoriente è impura, è infetta, è tutto quel che tocca e chiunque avvicina. Per questo, per Maria e per il figlio, non c'è posto nell'alloggio. C'è però in ogni abitazione un locale più riservato, che era anche il posto più protetto, in quanto vi si conservavano i cibi e il mangime per gli animali. Era la grotta scavata nella roccia che serviva da magazzino e da dispensa. Ed è lì che il bambino, avvolto in fasce, verrà deposto nella mangiatoia. In passato l'inesatta traduzione di alloggio con albergo diede poi origine a tutta la storia che abbiamo tutti quanti conosciuto di questa coppia alla quale viene rifiutata ospitalità. Ma l'Evangelista, dove vuole porre il suo accento, è che l'annuncio della nascita del figlio di Dio non è stata fatta a Gerusalemme, la città santa, al sommo sacerdote, all'elite spirituale, ma alle persone più disprezzate in quella società, i pastori. I pastori non erano i nostri bei personaggi del presepio, non godevano di diritti civili, si credevano che non sarebbero resuscitati e insieme ai pubblicani, cioè gli usatori del Lazio, e alle prostitute, erano la terza categoria che il Messia, alla sua venuta, avrebbe eliminato fisicamente. Perché, dicevano i rabbini, perché tarda a realizzarsi il regno di Dio? Perché ci sono i pubblicani, le prostitute e i pastori. Verrà il Messia e li eliminerà. Ebbene, Dio si manifesta a loro, conosciamo quello che l'Evangelista ci dice, l'angelo, e quando Dio si incontra con gli uomini ritenuti peccatori, non li incenerisce col suo sdegno, non li castiga nella sua ira, ma li avvolge nel suo amore. Questo è il significato della luce che avvolge i pastori. Quindi l'angelo si presenta a loro e la prima parola dice: non temete, non abbiate paura. I pastori sono perplessi. Avevano sempre saputo di essere disprezzati da Dio, castigati. Quando Dio si manifesta, li avvolge del suo amore. L'Evangelista ci anticipa quello che sarà poi l'insegnamento di Gesù. Dio, il suo amore, non lo dirige alle persone che lo meritano, ma a quelli che ne hanno bisogno. L'amore di Dio non è un premio per i meriti delle persone, ma un regalo per i loro bisogni. Ebbene, questi pastori, dopo questa esperienza, vanno a Betlemme a vedere quello che è stato loro annunciato e scrive Luca: trovarono Maria e Giuseppe, il bambino, adagiato nella mangiatoia e dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. La sorpresa è grande, scrive Luca,
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Com'è possibile che Dio si manifesta ai peccatori e anziché annientarli, li avvolga col suo amore? Com'è possibile che il Messia, anziché essere il giudice dei malvagi, venga presentato come il loro salvatore? Se è vero quello che i pastori raccontano, crolla tutto quello che la religione insegnava su Dio. Nasce Gesù, finisce la religione. E lo stupore è di tutti, Maria compresa. Ma lei non si scandalizza di quello che i pastori dicono. E qui l'Evangelista comincia a tratteggiare l'itinerario di Maria, che la porterà da madre di Gesù a diventare discepola del Cristo. E non sarà facile, sarà doloroso. Lei non rifiuta la novità su Dio e cerca di comprenderla, scrive Luca. Maria, da parte sua, custodiva tutti questi fatti meditandoli nel suo cuore. Il cuore, nel linguaggio, nella cultura ebraica, non indica come per noi la sede degli affetti, ma il cuore è la testa, la mente, la coscienza. C'è una novità sconcertante. Da sempre è stato presentato Dio che premia i buoni e castiga i malvagi. Questi vengono a dire, che sono i malvagi, che Dio li avvolti nel suo amore. C'è qualcosa che non quadra. Maria non rifiuta il nuovo, riflette. La ragazza di Nazareth, che ha accolto l'azione creatrice del Signore manifestatosi nella sua vita in una maniera completamente nuova, continua a mantenersi in sintonia con un Dio sempre nuovo, colui che, come scrive l'Apocalisse, e fa nuove tutte le cose. Ma la novità raccontata dai pastori ha stupito tutto e Maria non l'aveva rifiutata. Ma questa per ora non sembra incidere nel comportamento suo e del marito. L'Evangelista vuol far presente quanto è difficile sradicarsi dalla religione, che ormai ha formato come il DNA della persona. Nonostante queste esperienze dello spirito di Maria e Giuseppe, ancora vivono sotto il mondo della legge. Lo Spirito Santo è sceso su Maria, la potenza dell'Altissimo, la volta. L'angelo le ha detto che il bambino che nascerà santo sarà chiamato figlio di Dio, ma Maria e Giuseppe sottopongono Gesù alla circoncisione e rendono figlio di Abramo colui che era già il figlio di Dio. E 40 giorni dopo la circoncisione di Gesù, l'Evangelista presenta Maria e Giuseppe che salgono al Tempio di Gerusalemme, decisi di adempiere due distinte prescrizioni della legge, quella della purificazione della madre, perché si riteneva che la nascita di un figlio rendesse impura la madre. Questo è uno dei crimini incredibili della religione, come se mettere al mondo un figlio fosse una colpa dalla quale dover in qualche maniera farsi purificare. E quella del riscatto del figlio primogenito, perché Dio aveva detto ogni figlio maschio primogenito è mio, al servizio mio, se lo vuoi devi pagare. Allora sono due riti inutili, ma Maria e Giuseppe, sottoposti alla legge, pensano di doverlo fare. Maria e Giuseppe sono intenzionati, scrive l'Evangelista, ad adempiere ogni cosa secondo la legge. E Luca intenzionalmente il termine legge lo mette 5 volte. Il numero 5 ci ricorda i libri della legge. Vuol far comprendere che Maria e Giuseppe ancora sono sotto la legge. E presenta due cortei diversi. Maria e Giuseppe, sotto la legge, vanno al tempio per l'inutile rito. Improvvisamente compare un uomo, Simeone, l'uomo mosso dallo spirito, che dal tempio va verso Maria e Giuseppe per impedire l'inutile rito. Simeone quasi toglie il bambino dalle braccia dei genitori, vuole impedire questo inutile rito e prorompe in una benedizione: ora lascia, Signore, il tuo servo in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che hai preparato davanti a tutti i popoli. E Simeone, l'uomo dello spirito, annuncia qualcosa di sorprendente, incomprensibile: luce per illuminare le nazioni. Per nazioni si intendono le nazioni pagane. Ma il Messia non è venuto per illuminare le nazioni pagane, ma per dominarle e sottometterle. No,
Simeone, l'uomo dello Spirito, capisce che l'amore di Dio è universale e va rivolto a tutti quanti. E Simeone loda Dio per la salvezza che attraverso Gesù giungerà a ogni umanità e che poi vedrà il compimento nella Pentecoste, quando ogni popolo della terra sentirà parlare nella propria lingua le grandi opere di Dio. Poi queste parole di Simeone lasciano il padre e la madre di Gesù stupiti, e questa luce per illuminare le genti è qualcosa che non va. Maria e Giuseppe si erano già meravigliati per quello che i pastori avevano raccontato, che per loro era nato il Salvatore. Adesso Simeone annuncia che la salvezza si estende anche ai pagani, perché anch'essi sono il popolo di Dio. E lo stupore è grande perché è contro tutta una tradizione, ma non c'è tempo per stupirsi. Simeone continua la sua lode, benedicendo i genitori del bambino, poi in maniera inaspettata si rivolge alla madre con una raggelante, enigmatica profezia. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti di Israele e come segno di contraddizione. E poi rivolto proprio a Maria, e anche a te una spada attraverserà la tua vita affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Qual è il significato di questa profezia di Simeone che si realizzerà subito? Purtroppo, quando in Occidente abbiamo interpretato il Vangelo non secondo le categorie bibliche, ma secondo la nostra cultura, la spada è diventata immagine del dolore, come se Simeone avesse annunciato il dolore e le sofferenze di Maria. Nulla di tutto questo. La spada di cui parla Simeone nella Bibbia è immagine della potenza della parola di Dio, una parola che viene descritta, lo troviamo nella lettera agli Ebrei, come efficace più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Scrive Paolo, scrive l'autore della lettera agli Ebrei, al capitolo 4, essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture, alle midolla, e sa discernere i pensieri e i sentimenti del cuore. Quindi la spada è immagine della parola del Signore. Cosa sta dicendo Simeone? Gesù e il suo messaggio saranno causa di profondi contrasti e di drammatiche lacerazioni in Israele. A causa sua, lo dirà, si divideranno padre contro figlio, figlio contro padre. Gesù sarà una pietra di scandalo, ma annuncia a Maria che la sua intera vita sarà attraversata dalla parola del figlio, una parola che come una spada la costringerà a scelte dolorose, ma inevitabili. Se l'accoglienza dell'annuncio dell'angelo l'aveva portata a essere la madre di Gesù, l'accoglienza dolorosa del messaggio del figlio la porterà a esserne la discepola. Ma questa parola però sarà spesso incompresa e fonte di dispiacere e di divisione, come le prime parole che adesso vedremo che Gesù rivolgerà alla madre. L'unica volta che Gesù si rivolge alla madre nel Vangelo di Luca, che è quello che più mette in risalto la figura di Maria, sono parole di rimprovero. C'è a seguire l'episodio del ritrovamento di Gesù nel Tempio, la conosciamo la storia, i genitori di Gesù salgono a Gerusalemme, secondo l'usanza, ancora una volta per adempiere quanto comandato dalla legge. Portano con sé Gesù, ancora dodicenne, e queste esperienze dello Spirito sembrano ancora non aver inciso. Questo fa comprendere quanto l'azione dello Spirito sia lenta nelle persone prima di affiorare. Il padre e la madre di Gesù portano Gesù a Gerusalemme perché intendono far partecipe della loro religiosità anche il figlio, legandolo alle tradizioni del passato. Le festività normalmente duravano una settimana, ma era sufficiente anche una permanenza di 3 giorni. Al termine, i genitori ripresero la via del ritorno in una carovana che comprendeva tutto il clan familiare. I genitori sono convinti che Gesù li segua, che si ponga sulle loro orme, ma Gesù non si accoda ai suoi. Il figlio non segue la via dei padri, ma
ma come vedremo, quella del padre. È già iniziata la nuova epoca, annunciata dall'angelo a Zaccaria, nella quale occorre, aveva detto l'angelo, ricondurre il cuore dei padri verso i figli e non quello dei figli verso il padre. Poi i genitori di Gesù ancora non capiscono che sono essi che devono seguire il figlio e non il contrario. Quando finalmente si rendono conto che Gesù non li ha seguiti, il padre e la madre fanno il cammino inverso e tornano a Gerusalemme. E nonostante non fosse poi una grande città, impiegano ben 3 giorni per trovarlo, il che significa che l'hanno cercato dappertutto, meno nel posto dove stava. Finalmente lo trovano nel tempio, nello spazio riservato all'insegnamente, che dialoga con, discute, o meglio, con i dottori, della legge. Gesù è seduto nella posizione tipica di colui, scusate un attimo, come dicevo prima, abbiamo avuto un problema in Tranquillo, casa, si è rotto il tubo, forse è l'idraulico che tranquillo. Vedete, un convento che viene allagato. Quando Padre Marco centro di Montano era un rudere, nemmeno si poteva dormire perché doveva andare fino ad Ancona. E adesso, come vedete, è diventato un centro di studio, ma è anche un centro che deve essere costruito. Grazie a Dio. Penso che ci siano molti fedeli che possono Eccomi, fare. eccomi. Siamo qua, siamo qua. Beh, bene, padre, che non vogliamo mica che si trovi in difficoltà lei, eh? No, è venuto l'idraulico apposta. Noi Ah, più benissimo. che pregare in queste situazioni non siamo capaci Non di può fare. fare. Si è rotto qualche tubo apposta, ma sono solo perché Riccardo stava celebrando. Allora, diciamo, trovano Gesù mentre discute con i dottori. A vedere Gesù, i genitori rimangono stupiti. Lo stupore si deve al fatto di trovare Gesù, il loro figlio, nella posizione di maestro in mezzo ai dottori del tempio e della madre a prendere l'iniziativa e a rimproverare Gesù. Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Ecco tuo padre, io, addolorati, ti cercavamo. Nelle parole di rimprovero della madre a questo figlio ribelle, si legge tutta la frustrazione del popolo di Israele, che ha tentato in tutti i modi di integrare Gesù nelle tradizioni del loro popolo, della loro storia. Per loro è inconcepibile un messia che si emancipa da tutta la tradizione, dalla tese, del popolo. Pensano i genitori che Gesù gli appartenga e dipenda da loro. Per questo la madre si rivolge a Gesù, chiamandolo figlio mio, da un termine greco che viene dal verbo partorire, che caratterizza la dipendenza dalla madre. Quindi la madre pensa che il figlio dipenda, da lui, termine che nei Vangeli non verrà mai applicato a Gesù. Ebbene, al rimprovero della madre, Gesù risponde con un rimprovero ancora più severo. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ecco, ricordate? La profezia di Simeone: a te una spada attraverserà la tua vita. È la parola di Gesù. Nel Vangelo di Luca, le prime e le ultime parole di Gesù durante la sua esistenza terrena riguardano il Padre. Ma le uniche parole che rivolge alla madre sono di rimprovero. Gesù rimprovera i genitori sia perché lo cercano, perché mi cercavate, sia perché si dovrebbero conoscere le sue intenzioni. Ma il padre e la madre di Gesù, commenta l'Evangelista, non compresero ciò che aveva detto loro. Nell'incomprensione dei genitori era figurata quella di tutto il popolo. Gesù non sarà capito né dalla famiglia adesso, né dai discepoli. Tutti faranno difficoltà a comprendere la novità di Dio che è manifestata in Gesù. E questa incomprensione accompagnerà Gesù in tutta la sua esistenza. Ma nella severa risposta, Gesù ha sottolineato a Maria che gli aveva detto: tuo padre io, e no? Gesù gli ricorda che suo padre è Dio e non Giuseppe. Il padre in quella cultura è colui che, oltre alla vita, trasmetteva al figlio anche la propria tradizione religiosa. Gesù non accetta, non vuole la tradizione che gli trasmette Giuseppe. Lui non è il figlio di Giuseppe,
ma di Dio. Non è l'erede della tradizione di Israele, ma il testimone visibile dell'amore universale del Padre. Nonostante l'incomprensione, la madre di Gesù non rifiuta le parole del figlio, ma scrive l'Evangelista, continua a custodire questi fatti nel suo cuore. Ecco, stiamo vedendo quello che fa grande Maria. Si trova di fronte a avvenimenti inaspettati, incomprensibili. Lei non li rifiuta, non rifiuta il nuovo. Ci riflette come ha fatto con le parole dei pastori e comincia a capire la benedizione di Simeone e anche a te una spada. Le parole di Gesù sono la spada che la attraverserà la vita e la costringerà a una scelta radicale e faticosa. Poi verrà il momento in cui la parola seminata germoglierà e trasformerà la madre di Gesù in discepola di Cristo, ma la strada è ancora lunga e dolorosa. Finché, ancora più drammatico di questo episodio, e nella sua crudezza ce lo racconta soltanto Marco, l'evangelista più antico, al capitolo 3, quando il clan familiare si riunisce e decide di andare a catturare Gesù. Dicono che fuori di sé è matto. Cosa è successo? Gesù, appena iniziata la sua attività, è già riuscito ad attirarsi l'odio mortale di tutti, dei sacerdoti, dei farisei, degli erodiani, tutti contro di lui. Chi pensa che agisce per conto di Belzebù, il principe dei demoni? Chi pensa che sia un bestemmiatore, gli scribi, quindi merita la morte? E chi pensano che sia un peccatore? E decidono di ammazzare Gesù. Si riunisce a Nazareth il clan familiare e prendono una decisione. Occorre andare a catturare Gesù, vergogna della famiglia. Gli scribi hanno detto che Gesù era posseduto da uno spirito impuro, cioè è matto. E i familiari ci credono. Non intendono convincere Gesù dei suoi errori, della sua follia, con Gesù non c'è più da discutere, occorre agire e lo vanno a catturare come un demente. Marco sottolinea la gravità dell'azione del clan familiare di Gesù, adoperando lo stesso verbo che impiegherà poi per la cattura di Giovanni il Battista da parte di Erode, o per i tentativi di cattura di Gesù da parte del Sinedrio, e per l'arresto da parte di Giuda. E Maria? Ebbene, scrive l'Evangelista che nel gruppo di familiari decisi a catturare Gesù c'è anche la madre, collocata al primo posto. Scrive Marco, il capitolo 3, per chi vuol seguire, versetto 31, giunsero sua madre e i suoi fratelli, ma trovano un ostacolo e stando fuori. Perché stando fuori? Perché scrive l'Evangelista che Gesù è circondato da una folla. Il termine adoperato da Marco per folla indica che è una folla mista, è una folla composta anche da pagani, da miscredenti, da persone impure. Allora il clan familiare, loro hanno una reputazione da difendere, non possono mica compromettersi, sporcarsi con quelle persone impure. Stando fuori, lo mandano a chiamare. Ritengono di avere autorità, su Gesù. E stare fuori indica anche, secondo il linguaggio del Vangelo, essere esclusi dal regno di Dio. E l'ostacolo che impedisce al clan di Gesù di avvicinarsi è costituito appunto da questa folla. La famiglia, allora stando fuori, lo manda con autorità a chiamare, riferiscono a Gesù la presenza della sua famiglia e gli dicono: ecco tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle, e sottolinea, stanno fuori, quindi non si mescolano con noi, e ti cercano. Ed ecco, ancora una volta, la parola di Gesù come una spada che arriva dritta, dritta nei sentimenti di Maria e la costringe a una scelta. Avvertito che la madre, i fratelli e le sorelle lo cercano, Gesù non si muove, non va al loro incontro e neanche li invita ad avvicinarsi. Anzi, Giran dice, rispose loro: chi è mia madre? Che sono. Chi sono i miei fratelli? Cioè, quelli là? Quelli che si vergognano di me, del matto di casa che sono venuti a catturarmi?
parole che Gesù ha pronunciato, altro che spada, sono stilettate e severe, perché la sua è la parola di Dio. Ricordate prima quella parola di Dio che vive efficace, più di una spada a doppio taglio. Poi, scrive Marco, girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, e quindi non vede né la madre né i fratelli, ma vede questa gentaglia che lo seguiva, gli ultimi della società. Ecco mia madre, ecco i miei fratelli. E qui c'è la seconda annunciazione a Maria. Come nella prima era stato l'angelo che l'ha invitata a diventare la madre dei figli di Dio, qui è Gesù, il figlio, che l'invita a diventare sua discepola. Chiunque fa la volontà di Dio, Maria l'aveva fatta a Nazareth, deve continuare a farla. Costui è per me fratello, sorella e madre. Le gravi parole di Gesù sono di ripudio alla famiglia di sangue, che non riconosce più come tale, e una nuova relazione con tutti quelli che lo seguono, la sua autentica famiglia. Quello che unisce veramente a Gesù non sono i vincoli del sangue, ma la comunione di ideali fondata sulla parola, di Dio. Quindi Gesù e i suoi familiari racchiusi negli ideali nazionalistici di Israele non lo capiscono. Gesù propone un orizzonte più ampio, universale, aperto, chiunque, ha detto Gesù. Qual è la reazione? Per la madre di Gesù nulla potrà essere come prima. È chiamata a una scelta dolorosa, drammatica. Può tornare a Nazareth con il clan familiare, abbandonando Gesù alla sua follia, oppure entrare a far parte dei seguitori di Gesù, lasciando però per sempre la sua famiglia. La scelta, in ogni caso, è drammatica e carica di conseguenze. In quella cultura solo le prostitute vivevano al di fuori del clan familiare. È una scelta dolorosa per Maria. O segue Gesù, ma non più come una madre che segue il figlio, ma come una discepola che segue il suo maestro e perde l'onorabilità, o lascia Gesù al suo destino, conserva la sua onorabilità. La scelta di Maria l'ha fatta, e lo sappiamo da un altro evangelista con il quale concludiamo questo nostro excursus su Maria, perché ritroviamo Maria al momento della crocifissione di Gesù. L'ordine di cattura non era stato soltanto per Gesù, non era pericoloso solo Gesù, era pericoloso il suo insegnamento. Per questo, quando Gesù, legato e portato davanti al sommo sacerdote, lui non si interessa di Gesù, tra poco lo ammazzano. Vuole sapere due cose. Dimmi dei tuoi discepoli e della tua dottrina. Perché fin tanto che c'è un solo discepolo libero, capace di annunciare il tuo messaggio, l'istituzione religiosa non dorme sonno tranquilli. È stato Gesù che al momento della cattura, anziché farsi coprire le spalle dai suoi, l'avrebbero fatto e salvarsi, lui che aveva detto che il pastore è colui che dà la vita per le pecore, in una posizione di forza ha detto: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. E sono scappati tutti quanti. Hanno catturato Gesù e lo portano alla crocifissione. Non tutti sono scappati. C'è un gruppetto piccolo di discepoli che si presenta sul luogo delle esecuzioni. Noi qui dobbiamo prendere le distanze dai quadretti sentimentali, pi, della crocifissione. Nel luogo delle esecuzioni capitali non era permesso a nessuno restare. Attorno al luogo delle esecuzioni capitali c'era tutta una guarnigione di militari che impedivano alle persone di avvicinarsi, perché Grazie. potevano essere dei sostenitori della persona giustiziata, potevano essere dei parenti che lo volevano liberare. Quindi c'era tutto un cordone di polizia, non ci si poteva avvicinare. Perché? Come mai? C'è un piccolo gruppo. Sono i discepoli che hanno deciso di seguire il loro maestro anche sulla croce. E quindi il piccolo gruppo che si presenta non è per compatire il povero Gesù morente sulla croce, ma sono i discepoli che coraggiosamente si presentano pronti a fare la stessa fine del loro maestro. E tra questi, scrive l'Evangelista, spicca la madre di Gesù.
scrive l'Evangelista, stava in piedi. Maria non è una donna trascinata dagli avvenimenti, non è quella donna raffigurata dai pittori che sviene lacrimosa presso la croce. No, Maria presso la croce è la discepola, cosciente di quello che fa, che liberamente, volontariamente si mette a fianco del giustiziato, pronta ad essere crocifissa anche lei. Questa è la grandezza di Maria. Quindi l'Evangelista non ci presenta una madre che soffre per i patimenti del figlio, ma la discepola disposta a patire con il proprio maestro. Ecco la grandezza di Maria. La tappa di cui da madre di Gesù è diventata la discepola del suo maestro. Eccola la Maria presso la croce. Questo è quello che gli evangelisti ci presentano. Quindi una donna coraggiosa, una donna fiera, una donna capace di portare all'ultimo le sue conseguenze. Quindi Maria presso la croce, lo ripeto perché siamo tutti condizionati da queste immagini, lo ripeto ancora una volta, non è la madre che soffre per il figlio, ma la discepola disposta a morire con il suo maestro. E Maria presso la croce però non ha perso il figlio, ma lo ha accolto nella figura del discepolo armato in anonimo. Conosciamo parole, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E nella figura di questo discepolo accoglie una moltitudine di figli, quelli che in tutte le generazioni le chiameranno beate. Poi Maria, stranamente, non appare in due avvenimenti che invece una tradizione artistica, letteraria, ci ha voluto presentare, ma che non sono nei Vangeli e non sono favorevoli alla figura presentata dagli evangelisti. Perché presentano la tradizione, ripeto, non i Vangeli, Maria al momento della deposizione del cadavere del Cristo dalla croce. Ma gli evangelisti non parlano di Maria. Quelli che depongono il cadavere del crocifisso sono due personaggi che, incapaci di seguirlo da vivo, ora vogliono onorarlo da morto. Sono il fariseo Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea. Ma la madre di Gesù è stata capace di essere la discepola, di seguire Gesù da vivo fino alla crocifissione, per cui non c'è nella deposizione. Ma quello che ancora risulta più strano è che Maria è assente nel gruppo di donne che va al sepolcro di Gesù. È strano questo. Come può una madre non andare al sepolcro del figlio? Maria non ci va. Lei non merita il rimprovero che c'è nel Vangelo di Luca dei due angeli alle donne. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? E presso la croce di Gesù c'era un'altra donna, anche lei brava, coraggiosa, Maria di Magdala, che è stata capace di seguire Gesù presso la croce, ma lei ancora non ha maturato la fede di Maria e va al sepolcro e piange come morto quello che in realtà era dietro di lei come vivo. Perché Maria non va al sepolcro? Perché il Concilio Vaticano dice che la vera devozione consiste nelle imitazioni delle virtù di Maria e la virtù di Maria per eccellenza è la fede. E qual è la fede di Maria? Lei non piange un morto, ma continua a seguire un vivente. Ecco la grandezza di Maria, la grandezza straordinaria di questa donna. Un grande Allora, esempio, possiamo concludere questo excursus? padre Maggi, padre Alberto, un grande esempio stai dato, noi che siamo mamme. C'è un ritorno qua, non lo so, per aspetta un attimo, provo a spegnere. Perché c'è un ritorno? Volevo dire che è un grande esempio per noi madri questo, non ti pare, Alberto? Stare in Questa è la piedi. fede di Maria. Cambia. Quando, come Maria, non si piange un morto, ma continua a seguire un vivente, è tutto diverso. Pensiamo per esempio alle apparizioni di Cristo risorto. Molti pii autori devotamente, la prima apparizione del Cristo risorto la fanno alla mamma. Ti pare, il figlio risorto vuoi che non appare alla mamma? No, non c'è nei Vangeli. Le apparizioni nei Vangeli sono per gli increduli e sempre accompagnate da rimproveri da parte di Gesù, tardi di cuore,
Maria, grande nella fede, non ha bisogno di apparizioni. Lei sa che il figlio è vivo. Non lo vede, ma lo sente e continua a seguirlo. E poi Maria, alla fine, la troviamo negli Atti degli Apostoli, dove ricomincia la storia. Con il gruppo dei disprezzati Galilei, di nuovo la discesa dello Spirito Santo, e di nuovo le calunnie e le persecuzioni, ma Maria è la crescita. Quindi Maria, come abbiamo detto all'inizio, è una sorella con la quale camminare. Lei ha creduto di essere un progetto d'amore da parte di Dio. E ogni evento che ha incontrato nella vita, anche quelli dolorosi, lei ha capito che non distruggevano questo progetto, ma contribuivano a realizzarlo. Questa è la fede di Maria e questa è quella che speriamo di avere anche noi. Quindi Quella che sempre a testa alta di fronte agli avvenimenti della vita, anche presso la croce. questo è il grande insegnamento, Alberto, che ci viene dalla spiegazione che ci hai dato questa sera, perché spesso, appunto, noi madri, e soprattutto davanti alle vicende, ci accostiamo alla Madonna dicendo: tu che puoi capire il dolore, tu lacrimosa, tu piangente, cose del genere. La E figura della. Jacopone da Todi, con tanto di rispetto, uno dei massimi poeti italiani, che nello Stabat Mater presenta Maria, la Mater dolorosa e lacrimosa, justa cruce, presso la croce, addolorata e piangente. Nei Vangeli non si parla né da dolorata né piangente, perché l'Evangelista presenta la grandezza di questa donna, e io la immagino così proprio a petto in fuori, testa alta, vicino al suo maestro, pronta anche lei a fare la stessa fine. Questa è la grandezza di Maria, una donna eccezionale, quindi non la Madonnina svenevole, piangente, che Non la bisogna Madonnina, consolare. non una combattente, come Una dobbiamo donna essere. combattente, sì, coraggiosa, Vero. coraggiosa fin dall'inizio. Quindi ci fai un saluto a tutte noi madri, perché non dobbiamo essere né lacrimose né addolorate, ma E sicure. soprattutto è l'augurio che con Maria, vedendo Maria, si può fare alle madri di non essere le chiocce. Io, per la mia esperienza, un po', ormai c'ho un po' d'anni da prete, ho imparato questo: che quando le madri la smetteranno di preoccuparsi dei loro figli, finalmente permetteranno al padre di occuparsene. Grazie e buona serata. Grazie Padre Alberto, ti aspettiamo quest'altro mese, eh? Non te Cosa la c'è cavi? stato mese? Fra un mese devi Ah, va venire di bene. nuovo. Grazie Padre Alberto, grazie, buonasera. Grazie, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato, grazie a tutti. Sono in tanti. Salutiamo Virginia, Padre Sì, Virginia, buonasera, benvenuta, grazie di essere qua, Alberto. Per grazie. due in condotta, d'accordo. Grazie Padre Alberto, buona serata. Buonasera, Buona grazie. serata, caro, grazie, grazie. Eccoci. A questo punto, cari amici, abbiamo avuto il buonasera con il nostro carissimo Padre Alberto che ci mette in mano il Vangelo così come esso è e ci dà un nuovo balsamo, un nuovo indirizzo, una nuova maniera di vivere la fede. Se vogliamo essere fedeli, se vogliamo avere fiducia, se vogliamo andare avanti con questa speranza, con quest'amore, dobbiamo essere forti come Maria, con le spade che pure trafiggono, ma che non ci fanno mollare quella che è la nostra diretta strada, quella che per noi è un progetto. Bene, cari, allora io vi lascio con la cosa di un appuntamento importante. Domani l'altro, ma lo faccio alle 9 di sera, abbiamo una diretta, siccome l'anno di Dante, io ho una splendida professoressa, una cultrice della Divina Commedia che la sa splendidamente recitata anche in teatro, la quale ci spiegherà la grande figura di Maria nella Divina Commedia di Dante. Vergine madre, figlia del tuo figlio. E sarà con questa spiegazione che chiuderemo questa settimana. Io vi aspetto tutti alle 9 di sera, ripeto, con la professoressa Patrizia Zenga, con il canto del paradiso che passa dall'elevazione dantesca, siamo nell'anno di Dante, dalla figura umana di Beatrice a quella così grande della Vergine. Della Santa Vergine. Buona serata, grazie a tutti, grazie per i vostri commenti che poi leggerò con cura, ma che ho sempre scorso. D'altra parte non c'era nulla da aggiungere, ad Alberto non c'è mai nulla da aggiungere,
È già tanto ad averlo e l'avremo ancora, state tranquilli, una volta al mese riesco a portarvelo. Grazie, grazie a tutti e buona serata.